Ora, qui, così come anticipato, dobbiamo capire, grazie alla presenza di un amico dell'OPIBAT, come comportarsi in ipotesi, purtroppo verificatosi veramente di recente, di terremoto. Andiamo subito quindi a dare il benvenuto a Giuseppe Rosato, infermiere CIVES. Ciao Giuseppe. Buongiorno Serena, grazie dell'invito. Grazie a te naturalmente per aver risposto a quello che è il nostro invito. Allora, prima di tutto, prima di entrare poi nel merito, di guardare insieme quelle che sono le immagini, di dare delle informazioni di tipo pratico che possano aiutare gli amici, dicevo, ti presentavo come infermiere CIVES. Io sono andata a leggere, naturalmente CIVES è l'acronimo di Coordinamento Infermieri Volontari per l'Emergenza Sanitaria. Sanitaria, cioè. Cioè, CIVES è un'associazione a livello nazionale, noi apparteniamo al nucleo BAT e ci occupiamo, offriamo la nostra professionalità e aiuto nelle situazioni di emergenza e maxi emergenza, Ok. soprattutto nelle catastrofi naturali e non. È un'associazione prettamente di infermieri, quindi siamo solo infermieri. E come dicevo, ci occupiamo di assistenza nelle situazioni di emergenza. Il CIVES esiste da più di 20 anni. Dal 2010 abbiamo una colonna mobile nazionale ben attrezzata, ci muoviamo nelle situazioni in cui necessita, e dal 2013 siamo inseriti nelle liste della Protezione Civile. Ma è una realtà soltanto del nostro territorio o è una realtà un po' di No, come tutta ti Italia? dicevo, è in tutta Sì, Italia. Noi siamo il ok. nucleo CIVES BAT. BAT. Sì. E comunque ci adoperiamo se ci sono delle emergenze in varie parti d'Italia e c'è bisogno del nostro aiuto, come è successo ad esempio nel 2016, nel sisma che ha colpito il centro Italia, nelle Marche, siamo intervenuti noi come nucleo BAT. Chiarissimo. Quindi il Sì. vostro compito, evidentemente, così come detto dall'acronimo, è quello di dare aiuto in ipotesi di emergenza Certo, sanitaria. sì, la nostra professionalità e ovviamente anche subentra anche il lato umano, ovviamente, perché oltre ad Chiaro. essere dei professionisti, dobbiamo offrire un'assistenza professionale sanitaria, c'è anche un lato umano, perché ovviamente ci ritroviamo a dover soccorrere in situazioni un po' d'emergenza, ma in situazioni anche molto difficili, perché magari ci sono Dei dei drammi. drammi, perché gente che ha subito un trauma impaurita, magari ammassata in strutture di fortuna, e noi ci ritroviamo, insomma, ad assistere, ad offrire la nostra professionalità. Certo, ma come si diventa un infermiere CIVES? Allora, Quindi è un messaggio, prima di entrare poi nel merito di quello che è l'argomento, un sì. messaggio magari per tutti gli amici che ci seguono e che potrebbero avere questo tipo di Assolutamente, a noi interesse. fa piacere. Può diventare un infermiere CIVES qualsiasi infermiere regolarmente iscritto all'Ordine degli Infermieri, l'OPI, e fare un'iscrizione online direttamente sul sito CIVES e iscriversi online. E può ovviamente poi diventare un infermiere CIVES, partecipare ovviamente ai nostri corsi d'aggiornamento, che ovviamente dobbiamo sempre fare per essere sempre Informati, informati, certo. preparati, perché altrimenti una buona preparazione in situazioni così d'emergenza ci deve essere una buona preparazione professionale, e in più ci adoperiamo anche in situazioni ordinarie, non Situazioni di prettamente. emergenza come, per esempio, Giuseppe, in caso di terremoti, Caso di giusto? terremoti, catastrofi naturali o anche catastrofi che non siano prettamente naturali, come possono essere terremoti, sicuramente, quello maggiormente, insomma, però anche stragi, come incidenti ferroviari, piuttosto che insomma, dove c'è una maxi emergenza e c'è bisogno di una presenza, diciamo, soprattutto in questo caso di noi infermieri nello specifico.
Chiaro. Allora, entriamo quindi in questo caso nell'ipotesi, nella situazione che noi vogliamo sì. presentare agli amici a casa. Dicevamo, qualche giorno fa, veramente poco tempo fa, 2 settimane fa più o meno, sì. c'è stato questo evento che ha sì. terrorizzato un po' tutta la Puglia, perché ha avuto l'epicentro Barletta Madonna dello Sterpeto, un terremoto 3.9 che è stata avvertita anche a Bari, insomma in diverse parti della nostra Puglia, e che ha generato grande preoccupazione. Di qui poi una serie di interrogativi: ma siamo realmente pronti? Sappiamo effettivamente come ci dobbiamo comportare? Qual è l'atteggiamento giusto da avere? Cosa non bisogna fare? Perché accade sempre questo, finché non ti capita, Giuseppe, ognuno sta tranquillo, pensa sempre che la situazione possa verificarsi a qualcun altro, certamente non a noi, poi quando invece succede direttamente a noi cominciamo a prendere provvedimenti. Ebbene sì, è toccato anche a noi subire, per quanto l'Italia è una nazione ad alto rischio sismico. È vero. Ovviamente ci sono zone in cui il rischio è più alto, il rischio meno alto, però purtroppo è successo. Dobbiamo prenderne atto, sì. È successo anche a noi e devo dire, fortunatamente è stata una scossa di lieve entità e soprattutto di breve durata, che la durata è anche molto importante. E comunque devo dire che per noi che non siamo abituati è stato terrificante. Sì, vediamo questa prima immagine. Sì. Allora torniamo un attimo indietro, regia, prima e dopo la scossa. Cosa vogliamo dire? All'esterno, ricorda sempre, ci sono questi 4 capitoli. Cosa vogliamo dire? Allora, innanzitutto in casa dobbiamo cercare, se succede eventualmente che ci troviamo a casa, dobbiamo cercare di essere lontani da oggetti che potrebbero staccarsi o puramente cadere, oggetti pesanti soprattutto, e cadere ovviamente beccandoci su di noi, certo, e facendo in modo di mettersi al sicuro, al riparo, magari sotto un tavolo stabile o magari sotto un letto. Poi ovviamente, quando si ha la possibilità, cercare di allontanarsi, sempre stando attenti soprattutto a usare le scale, perché purtroppo le scale sono è la prima cosa che essendo un po' più fragili, sono le prime cose che crollano, e evitare di prendere l'ascensore, ovviamente cercare di scappare all'esterno e mettersi al sicuro in una situazione, ovviamente in un'area magari ampia, larga, che non ci siano rischi di nessun tipo di crolli e ci si può essere colpiti da calcinacce e il resto. Cercare di trovarsi in un'area larga, una piazza, qualcosa che sia sgombero. In certi comuni c'è già un sistema di un piano, non in tutti i comuni, ma in certi comuni ci sono delle aree adibite proprio all'eventuale rischio terremoto, dove la gente si può mettere al sicuro, al centro, magari senza che ci sia nessun tipo di rischio di essere schiacciati, da... A cosa devo prestare attenzione, ad esempio? Non solo ai palazzi, probabilmente, anche agli alberi? Sì, anche a alberi, anche a tralicci, magari di corrente... Se sono vicino a un ponte, magari ponti o anche fiumi, perché fiumi o laghi o mare, ci potrebbe essere un'onda anomala di tsunami. Certo. Se c'è un'entità, se il terremoto è di grossa entità, ovviamente ci potrebbe essere un'onda anomala che ci potrebbe coinvolgere. Può sembrare strano, anche se ti trovi tipo su una zona, anche sul porto, ovviamente, se hai un'onda anomala potrebbe arrivare anche a coinvolgerci nel... Eh sì, perché Giuseppe, magari io se mi trovo tipo al mare, per dire, potrei ritenermi tranquilla proprio perché sono in uno spazio aperto, sono magari lontana da alberi, sono lontana da palazzi, però diversamente devo fare attenzione al moto del mare. Sì. Cos'altro vogliamo dire? Io ho visto appunto dei paragrafi, ricordati sempre... Sì. Cosa ci dovremmo ricordare? Ricordare sempre che, la prima cosa è mettersi al sicuro. Poi ovviamente cercare di avere
un kit di pronto soccorso anche sempre a portata. Questo è un consiglio molto interessante, sì. Cioè noi a casa dovremmo dotarci in qualche modo di un kit per l'evenienza, sì, vero, sì, Giuseppe? Sì, potrebbe sembrare strano, però bisogna averlo anche ben fornito, insomma. E ognuno di noi, ogni nucleo, cioè il nucleo familiare deve sapere dove si trova, dove che è collocato. Cosa dovrebbe esserci all'interno di un kit? Almeno, soprattutto, delle garze, dei lacci emostatici, perché ovviamente poi... Ovviamente i primi traumi sono le ferite da taglio o anche le ferite da schiacciamento, purtroppo i traumi da schiacciamento, il kit non servirebbe a nulla, certo. Però almeno per fare delle emostasi su delle ferite importanti, ovviamente un disinfettante, un laccio emostatico per fermare un'eventuale emorragia, però ovviamente... Può essere d'aiuto anche il ghiaccio, ad esempio, ghiaccio secco. Istantaneo, magari, sì, del ghiaccio istantaneo, però cercare sempre di mettersi in sicurezza. Io vedo questa slide, Giuseppe, sì. Terremoto, come affrontarlo? Cosa sto vedendo? Quello che mi stavi dicendo prima? Sì, praticamente sì, stare lontani da oggetti che possono cadere e situazioni, insomma, di pericolo. Ovviamente se succede in casa è molto più rischioso, forse trovarsi per strada paradossalmente può sembrare ma è più facile, certo, insomma. Poi ovviamente sì, bisogna avere un kit di soccorso, i documenti, copie di documenti a portata di mano, può sembrare una cosa, però ovviamente bisogna avere anche quello, magari un po' di denaro. Sorridi contante. Perché effettivamente noi dovremmo avere anche, certo, la copia. E poi quello che secondo me non mancherà a nessuno sarà un caricatore per eventuale cellulare e iPod. Sicuramente noi ci preoccuperemo subito del cellulare. Allora io chiederei alla regia, sì, di rimanere un attimo con questa, sì, slide, quello del kit di sopravvivenza, perché, sì, ci sono una serie di elementi che magari gli amici a casa possono anche indicarsi, insomma, come promemoria nell'ipotesi in cui si dovesse verificare una situazione di questo tipo, quindi una scossa di terremoto. Sì. Questo è il kit di sopravvivenza, prendete, sì, appunti. Precedentemente poi ho visto anche i numeri di riferimento, sì, giusto? 112, 113... 118 e 115, il numero dei vigili del fuoco. Ovviamente, sì, una cosa anche molto importante, dimmi. Utilizzare il meno possibile il cellulare per non intasare le linee telefoniche, perché sicuramente è chiaro che è un po' difficile, perché ovviamente, come è successo qualche giorno fa, io da padre, quando c'è stata la scossa, la prima cosa che ho fatto, ho cercato di contattare mio figlio. Ovviamente è chiaro che la telefonata la devi per forza, viene, però cercare di tenere le linee libere e soprattutto evitare di muoversi con il mezzo, per evitare intralci del traffico, che sicuramente bisogna lasciare libero il passaggio dei mezzi di soccorso quando devono intervenire, magari in zone dove magari il terremoto ha fatto più danni e ci sono sicuramente dei feriti. Quali sono, secondo te, Giuseppe, gli errori più ricorrenti che si fanno quando una persona viene colpita dal panico per un terremoto? Scappare subito via di casa, perché potrebbe diventare pericoloso, soprattutto se si abita in un piano molto alto, molto alto, perché, ripeto, le scale diventano un rischio, l'ascensore è proprio... consiglio proprio di non prenderlo. È out. Out proprio, e conviene più aspettare che la scossa finisca, insomma. È chiaro che solitamente le scosse sono di breve durata, però possono avere un'entità anche forte, quindi meglio aspettare, poi parliamo sempre quando si è a casa, mettendosi in sicurezza, tipo, come dicevo, sotto un tavolo, piuttosto neanche che al balcone, immagino. Neanche al balcone, perché uno ha potrebbe paura, quindi tende e a poi allontanarsi proprio una volta che sia all'esterno dell'edificio, proprio allontanarsi dall'edificio, perché ovviamente ci potrebbero cadere dei calcinacci, piuttosto che dei vasi di piante, piuttosto che tutti oggetti contundenti che ovviamente potrebbero fare male. Senti, Giuseppe, una curiosità: nel caso in cui magari succedesse, no, tutto, sì, questo a una persona che abita l'ultimo piano e viene presa da un attacco di panico, è sbagliato, ad esempio, andare sopra, magari su un eventuale terrazzo? Ribadisco, stare al riparo è la
la cosa migliore, rimanere a riparo, perché anche il terrazzo, comunque bisogna uscire dalla porta e comunque bisogna salire le scale. Sì. Quindi meglio far passare la scossa, aspettare ovviamente mettendosi in sicurezza sotto anche uno stipite, una colonna montante, diciamo, portante, che ci dia sicurezza, però meglio non muoversi. È chiaro che se si ha la fortuna di stare per strada in macchina, perché anche in macchina potrebbe diventare pericoloso se si è in prossimità di un ponte, ovviamente la sicurezza va a casa, come dicevo, al sicuro, sotto un tavolo, sotto a un letto, e per strada in spazi aperti. Quindi lo so, è facile dirlo, non farsi prendere dal panico, perché purtroppo il panico, io quando sono stato nelle Marche proprio per soccorrere queste popolazioni, devo dire che di scosse ne ho sentite un bel po'. È successo che paradossalmente che la povera gente che era lì abituata quasi non ci faceva neanche più caso quando si trovavano, diciamo, in queste strutture di fortuna in cui purtroppo erano stati collocati, ma inizialmente avevamo anche noi un po' di timore, perché non è che noi, sì, è vero, ci prestiamo a prestare la nostra professionalità, però ovviamente un terremoto fa paura. Quindi anche in voi c'era anche in noi giustamente c'era quella paura, volontà, quell'attenzione, per quanto noi comunque ci siamo prestati, insomma, ovviamente, però anche noi avevamo paura, ma cercavamo di non trasmettere ovviamente la nostra paura. Che senti Giuseppe, ma secondo te siamo pronti? Sappiamo come comportarci, ad esempio nelle scuole sono pronti? A me piacerebbe che nelle scuole soprattutto ci faccia un lavoro di promuovere un po' questa cosa del come essere, come comportarsi. Si fa ancora poco, forse? Si fa ancora poco, soprattutto da noi. Ti devo dire la verità, Serena, sì. Già in centro Italia sono molto, centro Italia e anche nord Italia, sono molto più preparati, lavorano molto di più. Sicuramente sarebbe bello promuovere, forse ovviamente poi quando succede un dramma poi ci si attrezza si corre ai ripari, chiaramente. Sarebbe bello che comunque anche noi associazione Cives, magari, è una cosa che magari abbiamo anche in... E comunque abbiamo fatto anche in abbiamo fatto in recente passato anche promuovere proprio insomma come comportarsi in caso di terremoto una maggiore consapevolezza nelle scuole. Anche perché, sì. Giuseppe, se io come fruitore so come mi devo comportare, probabilmente vengo nei limiti colpito in maniera minore da questo senso di frustrazione, di panico, certo, di anche terrore, perché... di non saper come comportarmi. Certo, anche perché uno scorretto comportamento, insomma, porterebbe ad altri danni, perché se io magari mi trovo a dover, cioè mi comporto un genitore magari che non si comporta come dovrebbe, rischierebbe non solo lui ma anche i bambini, ad esempio. Quindi piccole attenzioni che, anche se magari sappiamo, noi ci sentiamo tranquilli, però abbiamo visto che ci ha scosso quella scossa che c'è stata da noi parecchio. Quindi proviamo a immaginare che potrebbe accadere e noi dobbiamo essere sicuri almeno di riuscire a saperci comportare e evitare il peggio, insomma. Che la situazione possa ancora diventare più difficile. Certo. Allora, prima di salutarci, regia, mangiamo, dopo aver avuto Matteo avrei voglia di mangiare. Mandiamo, vero Giuseppe? Hai visto prima? Una lista di... Allora, sì. Mandiamo nuovamente in sequenza queste slide, sì. Di modo che gli amici a casa possano prendere in qualche modo idee, possano accrescere la loro consapevolezza, possano trovare magari anche degli spunti di riflessione sul tema del terremoto. Cosa sto vedendo? Questa non l'abbiamo commentata, però ne abbiamo parlato, quindi vedo un balcone evidentemente, sì. Non sotto le luci, sì. Non le scale. Sì, ovviamente è una cosa anche molto importante sapere dove noi abbiamo contatori di luce e di gas, perché se abbiamo la fortuna
diciamo, se la scossa è passata e noi decidiamo comunque o anche durante una scossa, la cosa molto importante che si potrebbe fare è staccare l'utenza subito, a sapere dove si trova il contatore di acqua, di luce e il gas soprattutto, per evitare esplosioni dovute proprio al crollo e allo scoppio di magari di tubazioni che trasportano insomma gas o di fili elettrici che potrebbero causare poi eventuali incendi oppure insomma scosse elettriche. Quindi dovrei avere poi anche questa capacità di andare a chiudere il tutto. Sì, certo. Va bene. Ovviamente quando si scappa non scappare a piedi nudi, perché chiaramente dopo che c'è stato il terremoto magari ci potrebbero essere vetri, calcinacci, cercare sempre di avere anche delle scarpe, perché scappare a piedi nudi diciamo, sarebbe un po' troppo pericoloso. Però lo sai che magari sei nel letto. Certo, sì, è chiaro, sì, però quindi almeno bisogna, giustamente. Almeno le ciabatte. Le ciabatte almeno. Hai ragione, cioè, però lo sai che uno non ci pensa a questo. Sì, non ci pensa perché tu, io ripeto, quando sono stato in Centro Italia ho conosciuto gente che praticamente era vestita ancora come il giorno che ha avuto il sisma, praticamente era così come era vestita a casa e si è ritrovata nelle stesse condizioni in cui io ci ho parlato e mi dicevano: Giuseppe, guarda, io così ero vestito quel giorno, così mi ritrovo adesso, non ho neanche la possibilità di andare a casa a prendermi l'indispensabile, parliamo di un documento. Certo. Giustamente... Forse era al di là delle criticità, della criticità magari sanitarie, anche perché noi ci trovavamo in una struttura di fortuna che era stata creata, dove c'erano dei terremotati, diciamo, con malattie e patologie croniche, cioè erano per esempio pazienti con le BAD anziani, pazienti con affetti da SLA. Ovviamente anche loro lo stesso non avevano neanche ciò che gli serviva per curarsi, farmaci, piuttosto che ausili, piuttosto che avevano giusto l'indispensabile. Avevano bisogno e di veramente tutto. C'era gente che aveva gli abiti che aveva il giorno in cui c'è stato il terremoto. Comprensibile. E parliamo di bambini, parliamo anche di persone adulte, quindi è chiaro che insomma... Diventa veramente una situazione drammatica. Dire bisogna vederle, viverle, scontato. Speriamo però, di no. Speriamo vederle di persone, però è chiaro che è veramente, insomma, noi del CIVES infatti ci attiviamo proprio per questo, per cercare di dare tutto il nostro supporto, la nostra professionalità proprio... In queste situazioni di difficoltà. Sì. Allora, io ti ringrazio, naturalmente ringraziamo Giuseppe Rosato, infermiere CIVES, grazie mille. Grazie a te Serena, saluto tutti i telespettatori e vi ringrazio. Alla prossima Giuseppe. Alla prossima. Allora,